scuote è sempre molto successo il Trofeo Ambrosini, tradizionale evento sportivo di fine anno scolastico che si è svolto questa mattina in piazza 20 settembre a Fano. I protagonisti sono 600 piccoli pallavolisti delle classi quinte della scuola primaria e le prime della scuola secondaria di primo grado. Non solo fanesi, ma anche di Colli al Metauro, Terre Roveresche, Cartoceto e Mondolfo. Ispirata alla figura del professore Dino Ambrosini, questa classica del volley nostrano si è da poco legata al nome dell'insegnante di educazione fisica e istruttore di pallavolo Bibo Giacomini, scomparso nel 2015. L'obiettivo del torneo di mini volley più longevo della provincia di Pesaro Urbino è adottare la forza e il valore dello sport come strumento di coesione sociale tra i giovani, come afferma Cesare Vitali. Però la filosofia è quella di curare in modo particolare il settore giovanile, che poi trasmettiamo anche in palestra, capito? Che noi porteremo avanti, portiamo avanti con tutti gli altri dirigenti questa filosofia di aggregazione soprattutto dei ragazzi di portare in palestra. In questo periodo, in modo particolare, dove c'è la tecnologia che tende un pochino a isolare un pochino le persone, noi vorremmo invece aggregare le persone in questo modo. Allora, portare il più possibile i giovani in palestra e cercare di far stare bene in palestra. I partecipanti hanno lavorato tutto l'anno per preparare questo torneo all'insegna dello sport e della partecipazione, come ricorda Matteo Lucarelli. Come vedete sono tutti pieno di ragazzini, con gli arbitri fatti dai ragazzi delle scuole medie e gli allenatori fatti sempre dai ragazzi delle scuole medie. Quindi l'importanza è portare tutti questi ragazzi a uno sport sano, pulito qui in piazza per la loro felicità.